E big match alle club, la prima contro la seconda forza del campionato, la Fragola che non perde in casa dal 23 dicembre del 2010, mai sconfitta in questo campionato, la Traico interviene da 6 vittorie di fila, l'ex di turno, Busino, fino a dicembre con il club di Monte di Procida, il tentativo di Stiano, la parata di Ranieri, qui c'è il fallo su Mazzocchi per la spinta, il tocco di Giuliano sul piede d'appoggio del numero 7 biancorosso, ci sono state le proteste della Fragola perché sull'azione che si sviluppa arriva il gol del vantaggio di Longobardi per 1-0 al nono minuto. La risposta di Busino, la palla che gira orizzontalmente, la conclusione di Stiano, la parata di Ranieri, lui è di Afragola, Busino ci prova ancora con il destro, azione personale, non trova il 7, poi ancora Stiano, la parata di Ranieri, attenzione, insiste la Fragola con questa conclusione sotto misura di Paolillo, poi ancora Busino che non inquadra la porta, ci prova, insiste la formazione di Gennarelli con Busino, straordinario Ranieri tra i pali, il lancio e guardate cosa combina Gigi Mazzocchi, aggancio al volo, destro di controbalzo nel 7, 0-2, il gran gol di Mazzocchi al 28esimo, la clamorosa chance per l'ex giocatore dello Scafati a tu per tu con l'estremo difensore Righi sul fondo, poi Busino, la parata di Ranieri, ancora Morra dentro per Mazzocchi, lobby, salvataggio sulla linea di Palumbo, siamo nei minuti finali del primo tempo, Fardello trova l'angolo giusto per il gol dell'1-2 all'overtime della prima frazione, la partita equilibrata, bellissima, l'errore di Giuliano, attenzione, non ne approfitta Vallone, però qui è splendido il numero 3, la finta su Stiano, si ribadisce l'avversario, il destro sul primo palo e va ancora sul 1-3. La formazione di Monte di Procida prova a reagire Paolillo, la parata di Ranieri, poi ancora la palla dentro, prima il palo e poi il gol di Nenè che riporta sotto la Fragola all'11esimo della ripresa, Mazzocchi splendida la sua azione, con la coda dell'occhio cerca di superare con un lob l'estremo difensore avversario, poi ancora Mazzocchi vede arrivare Marrone per il gol del 2-4 al 12esimo, sempre all'età nella ripartenza la formazione ospite, la parata qui è doppia del portiere Ranieri, poi si salva ancora, altro errore e altra ripartenza, Mazzocchi il tocco splendido di ritorno con Giorgio Feo, la rete di Mazzocchi, la partita praticamente finisce qui 2-5, l'ultima reazione della Fragola, Maranieri straordinario tra i pali a negare la rete, il fallo c'è anche in questa circostanza del numero 7 Francesco Paolillo su Marrone, non sbaglia Capitan Morra, il gol dai 10 metri per il 2-6, arriva anche il 2-7, siamo praticamente nei minuti finali con la Fragola che poi rende meno male la sconfitta con le reti di Palumbo e Stiano, grande partita, grande try con le ripartenze, a Fragola sciupone la fase offensiva, crolla l'imbattibilità interna dopo oltre un anno. Il tema della partita l'avevamo preparata così, di fare una difesa attenta, concentrati, chiudere le loro giocate, in particolare chiudere Busino, Paolillo e gli altri insomma, che sapevamo che erano bravi nel calciare. Siamo stati fortunati, insomma, abbiamo trovato comunque una buona squadra che si è difesa nel migliore dei modi, però ripeto, le ripartenze ci hanno gratificato per quanto riguarda l'impostazione di gioco. Sicuramente la leadership è della Fragola ed è giusto che sia così perché ha meritato sul campo fino a questo momento di essere prima in classifica. Noi continueremo a giocare per un posto nei playoff, se riusciremo a mantenere la seconda posizione in classifica è ovvio che insomma, ci farà piacere e sarà una maggiore gratificazione per il sacrificio che stiamo facendo negli allenamenti. Beh, l'assenza di Attanasio secondo me pregiudica sempre. Al di là di questo, noi abbiamo iniziato secondo me col piglio giusto la gara, stavamo sempre nella loro metà campo, poi abbiamo avuto un fallo un poco dubbio, ci siamo posizionati male, abbiamo regalato questo gol a una squadra che in questo momento secondo me è la più in forma del campionato e quindi non si può regalare un gol. Poi dopo la frenesia di dover pareggiare, di dover riprendere la gara, abbiamo esposto un po' il fianco troppo alle ripartenze e quindi loro devo dire che hanno meritato la vittoria e hanno fatto la loro onesta partita. Non abbiamo pregiudicato niente, forse adesso questa sconfitta ci fa stare ulteriormente più diciamo concentrati per queste ultime 8 gare per concludere questo nostro obiettivo che è quello di andare in B.